Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati su Civilization 6 con la Grecia di Pericle, partita che ormai conoscete bene e che sta andando male, ma facciamo il possibile. Allora, qui teniamo due hangar per i bombardamenti che faremo sulla Svezia molto presto. Abbiamo alcune... Scusa. Guardate questa rock band che può entrare nel territorio del Zulu. E io veramente vado fuori di testa. Perché queste... Ah, perché le ho appena costruite. Ho detto una sciocchezza, cioè, scemenza mia. Avendole appena costruite non sono attive. Devo andare al turno successivo per vederle. Ok. Yaya ha delle rimostranze. Pazienza, ne abbiamo 6 bombe atomiche, penso che basti. Bombe atomiche che io voglio usare contro gli Zulu per far fuori le 5-6 città più grandi che hanno. Nel momento in cui questi saranno prossimi alla colonia marziana, proprio per abbattere le loro possibilità di vittoria. Buono, abbiamo vinto l'emergenza militare. Perfetto. A partire di zero ribellione fra 17 tu. No, dai! Hanno mandato 2 robot a conquistare Gerusalemme, sti bastardi. Non ci posso credere. Cioè, dai, veramente pessimi. Ma pessimi forti. Ok, Stavanger... Guadagni oro? No, eseguo un certo, converte la religione, no, più movimento, che 2 palle, niente di utile. Facciamo così. A parte che io sì, posso entrare, ma non mi dà nessuna possibilità. Con questo me la dà... Vai a capire. Vai a capire, non riesco davvero a capire. Non riesco a capire. Ancora un turno, io praticamente posso scegliere che tipo di promozione dare alla mia rock band, quindi... Perché c'è una carta apposta. Quindi se muovo le rock band, le blocco, e poi dal prossimo turno diamo tutte le promozioni. Cercherò di dare promozioni che siano forti. Ottimo. Con questi assoli di chitarra. Vai, avanti. Stoccolma è indietrissimo con la tecnologia. Gli svedesi li spazzo via in 10 turni, li ho distrutti completamente. Ho bisogno di unità. Ma non è un problema, tipo Medina, posso spostare qualcosa. Me ne bastano 2 o 3 di unità corpo a corpo. L'età dell'informazione finisce fra 10 turni. Veramente? Il futuro guardando il passato. Ah. Allora, dov'era? Quando riduci i punti per vittoria, diplomatica di un giocatore come Sognare recupera il 50%, non ne frega niente. A
C'era qualcosa che mi dava alle rock band la possibilità di scegliere tutte le promozioni che volevo. E le devo leggere tutte, scusate. Bella anche questa. Per 50 la produzione per la costruzione di Robot Gigante della Morte. Però. Not bad, eh? Eccola qua. Togliamo la gestione delle risorse, tanto è per pochi turni. Ok. Ottimo. Ah, qui abbiamo, guardate, della cavalleria che possiamo trasformare in un elicottero. Oppure tenere cavalleria, perché comunque può andare anche quella. Facciamo una cosa, allora spostiamo questa fanteria meccanizzata già verso sud. E anche questa di Nidaros la portiamo verso Damietta. Voi andate ad Ulundi, perché se fallisce una spia tentiamo di far saltare lo spazioporto con l'altra. Shen non può più fare il robot gigante della morte, non abbiamo abbastanza uranio. Ok. Va bene ragazzi, Stoccolma. Denuncia. Fortifica. Ok. Adesso. Io ne vedo sempre tre comunque di... Niente, va a finire che dovevo fare la carta prima di costruire le rock band. È probabile che sia questo il motivo. E poi in tutte le stesse identiche promozioni. Ma dai. Pazzesco. Hanno tutte le stesse. Ah no, in Cina l'abbiamo fatto davvero il robot gigante della morte. Dai, eh. Perfetto, no, bene. Un robot gigante della morte di livello 4, not bad. Lo possiamo usare contro gli Zulu. Anche loro ne hanno un paio, tra l'altro. Ok, quando hanno le promozioni si sì, possono farlo. Quando hanno le promozioni possono fare il concerto. Io invece non lo vedevo perché non avevo dato la promozione. Tutto chiaro? Tutto chiaro. Quindi possiamo, sì, possiamo spammare le boy band nei confini. E facciamo un altro. Nei confini degli Zulu. Che guardate adesso dove sono. Si stanno praticamente, stanno tentando di conquistare tutte le città-stato con i loro robot giganti della morte. E... Cioè, se adesso gli dichiaro guerra, questi mi fanno fuori veramente malissimo. A meno che io non facessi un surprise motherfucker piazzando qui una bella testata nucleare e facendogli lì fuori con una bomba atomica. E mi basta un aereo per quello. Ok. Ok, vediamo, dai, vediamo. Wow.
L'epoca dell'informazione finisce fra pochi turni, noi siamo ancora. Ah, però siamo solo nel 1896. Quanto amo questo gioco, ragazzi. No, davvero, lo adoro. Niente, mi hanno richiuso i confini. Mi hanno richiuso i maledettissimi confini. Bastardi. È chiaramente una questione di carte. Sciacca censura musica rock. Sciacca così è praticamente firmato la tua condanna a morte. No, adesso li posso prendere tutti, vedete. Sconcerto fa perdere circa 40 lealtà. Questo è fantastico. Perché in teoria con questi concerti riesco a. Spaccare. Vabbè. Tech Futura. Ripariamo le difese. Anche Guglielmina viene denunciata. Ma non subito. Quattro turni, ok. Buono. E adesso per quattro turni cosa facciamo? Scusate, ho trascorso la mia intera esistenza in questa partita. A fare, cioè in ogni turno miliardi di cose e adesso non ne ho idea. E Sciacca mi ha bannato i concerti. Andiamo un attimo sul servitore per cultura. Qui vediamo che siamo molto indietro, 366 di 870. Però se facciamo completamente fuori Sciacca, la cosa diventa diversa. Peccato che io per un dannatissimo misclick, no, non ci provi nemmeno. Per un dannatissimo misclick ho chiesto l'amicizia a Sciacca e questo lo sto pagando malissimo proprio. Non penso. 15 turni. Quante cose possono succedere in così tanti turni? Niente, intanto difendiamo Farsalo. E non siamo riusciti. Ragazzi, siamo riusciti a sabotare la capitale Olundi. Quindi praticamente questi stavano facendo un. Non ci posso credere. Questi stavano facendo la missione per Marte e io gliel'ho sabotata. Che grandissima pezza di merda che sono. Quanto sono orgoglioso di me stesso. Siamo quasi pronti per l'assalto alla Svezia. Richiesta d'aiuto. Vediamo cosa succede. Penso di aver chiuso la risoluzione. Sì, comunque è passata. Ok, perché noi meno 5 da subito? Invia un dono completo dei progetti, essere in guerra riduce il punteggio, ma noi non siamo in guerra contro la Norvegia. Perché non vedo la Norvegia? What? Perché me l'hanno distrutta.
Perché non vedo la Norvegia? Perché gli Zulu l'hanno distrutta, ragazzi. Che brutta cosa. Paura. Wow. Che brutta cosa. L'ho già detto, ma lo ripeto. Uff. Tu ritorni a Ulundi intanto. Dov'è? Eccolo qua. Qua c'era il progetto che stava andando e noi gliel'abbiamo fatto saltare. Deve essere incazzatissimo, ragazzo. Io sarei incazzatissimo. Perfetto. Allora, questa unità corazzata penso che possa stare a Nidaros, allora. Fantastico, ok. Tanto la Cina continua a buttare i suoi concerti rock. Denunciamo, scusate, denunciamo Yaya. Ah, posso fare una guerra normale? Ma dai! Non c'è niente come un. Beh, allora qui. Forse potevo attaccarli prima. Vabbè, facciamo una cosa. Dov'è il robo gigante della morte? Otto turni, 5 turni. Allora, in 5 turni lo portiamo verso la nostra amica. No, non posso entrare nell'ultima età con un'età oscura. Posso dichiarare guerra alla Svezia? Ancora un turno. Può. Ok, ottimo Atene. Adesso Atene mi fa un'unità corazzata. Benissimo. Benissimo. Ok. Quindi ci posso fare una mazza. Va bene. Avanti, dai. Vi supplico, voglio andare avanti. Primo obiettivo è Stoccolma, bombardamenti spinti e poi con i tank la prendiamo, poi prendiamo Malmö e poi vediamo, basterà. Poi c'è il tema della lealtà, quindi dobbiamo stare attenti anche a quello. Allora, casus belli, una guerra formale, dichiariamo guerra alla Svezia. La Se Svezia potrai, sarà alleata con dare qualcuno? aiuto No, a non l'ho neanche qualcuno. controllato perché non me ne può fregare di meno, ma siamo fortunati che non è alleata con nessuno. Ok, Atene, bella la spia, mandami nello spazioporto di Bulawayo. No, abbiamo già una spia. Lobamba. Anche se interessi può vedere quali sono gli spazioporti che stanno lavorando a qualcosa. L'ultimo grande personaggio è il nostro, un musicista che non penso di poter nemmeno usare. La Mecca mi ha fatto un altro bellissimo. Un'altra bellissima bomba atomica. Adesso siamo a 4 e 2, 6 e 2, a 8 in totale. Ma a me interessa fare un'altra cosa. Bombardiere jet. Avanti. 64, boom. Debolissimi. Debolissimi, raga. Li buttiamo giù in un turno questi.
Sta veramente, non è un eufemismo. Non è un eufemismo, Stoccolma cade nel primo turno di guerra. E certo che la teniamo, perché questa è una nuova capitale e mi cade fra 17 turni, non mi servono neanche gli advisor. Aspettate, ho cambiato idea, non prendo Malmö, prendo Lund perché c'è anche una bella meraviglia qui. Ok. Produzione, mitragliatrice completata, benissimo. Unità anticarro. Come avete notato, le promozioni governatoriali saranno in modo praticamente casuale. Ottimo. Allora, Sanà qui non ha l'energia, gliela diamo con una centrale offshore. E praticamente entriamo in un'età normale perché abbiamo fatto fuori un po' di unità nemiche. Fantastico. Ok. Ok, buono. Primo turno di guerra contro la Svezia è andato con la Svezia che perde Stoccolma. Attenzione perché potrebbe partire una coalizione, però, eh. In tal caso non dobbiamo stare attenti. Tanto Corinto si fa la sua unità di attrice difensiva, bravi. E Sparta ha un altro robo gigante della morte, che cattura un'unità di lavoratori barbari che transitavano qui tipo da 200 anni, una cosa del genere. Allora, Candy, vai. Commerciante completato, unità moderna anticarro, mitragliatrice completata, altra mitragliatrice. Dispositivo completato, quindi adesso andiamo a 9 bombe atomiche, perfetto, fanteria meccanizzata. E adesso sono soltanto unità militari in pratica. Ok. Nuova tornata dei bombardamenti aerei. Lund sembra addirittura più semplice di... Wow. Di come si chiama Stoccolma. Io qui avevo un'artiglieria lanciarazzi che non avevo ancora utilizzato. Potevo usarla su Malmö. Iniziamo adesso. Ok. Prendiamo Lund. La teniamo e è già in piena lealtà nostra. Quindi andiamo su Jönköping. Questa è un po' più difesa. Interessante. I Caroliner si difendono. Non l'avrei detto, ma si difendono abbastanza bene. Ok, allora, ad Ulundi adesso abbiamo due spie. Questo però, questi non hanno ancora aggiustato lo spazioporto. Fatemi dare un'occhiata, perché adesso dai miei occhi di falco dipende molto. Spostati in un'altra città. Chi ha lo spazio porto? Lundi chiaramente, Bulayavo, andiamola a vedere, ho già una spia e nello spazio porto non sta lavorando. Umgu non ce l'ha, no, ce l'ha Umgu. Non lo vedo ma ce l'ha. Eccolo, ma non sta lavorando, Nongoma, eccolo qua. Sta lavorando lo spazio porto di Nongoma, dobbiamo muovere il culo. Qui invece ad Ulundi, nella capitale,
potremmo rubare l'oro, è fantastico. Potremmo cercare di reclutare dei partigiani per far disponare dei ribelli che semplicemente rompano le palle. Cioè, non ho assolutamente bisogno che conquistino, anche perché non si può. Ok, Caroliner tornano all'attacco. Addirittura adesso Gothenburg sta perdendo lealtà. Cioè, Gothenburg si ribella ai propri capi. Anche se il futuro non si può mai. Beh, notevole questa cosa. Uno. E due. Tre. E adesso anche io in più diventa nostra. Non penso di poter chiudere la guerra, avrò bisogno di 8 turni, però capite che è vinta. È vinta, potrei già spostare gli aerei a nord per prendere la capitale di Aia. Sì, però tutto bene, ma non ho un aeroporto qui a nord. Quanto costa un ingegnere? Ah, non me lo fa comprare ad Atene perché c'è dentro i musicisti. Noi soldi. Niente, attacchiamo così come siamo, pazienza. Attacchiamo quelle città che abbiamo, pazienza. Ok. Promuoviamo il buon Magnus al massimo. In teoria, guardate che io ho 3 turni, se riuscissi a fare 10 punti in 3 turni entrerei in un'età dell'oro perpetua poi, perché... Non ce la faccio, però sarebbe bello. Niente, accordi costruttivi, arriviamo praticamente ultimi. E qui siamo pronti per attaccare al prossimo turno. Fantastico. Bla 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 bla. E la cosa bella è che se prendo anche la capitale di Aia, poi mi rimangono due capitali, quella di Guglielmina e quella di Sciacca per la vittoria militare. Io adesso denuncio Guglielmina. La zia. È il tuo momento, zia. Denunciate anche tu. Iaia, Casus Belli, guerra santa. Era da tanto tempo che ti volevo dichiarare guerra perché hai cercato di convertire tutte le mie città. Briccone. Iniziamo da Lingapura. Meno 72, top. Fantastico. Amici, ci arriviamo a Lingapura, sì. Che facciamo anche Malmo? La Svezia praticamente non esiste più. Cioè, 2 turni non esiste più. Ok. Mitragliatrice, avanti, prossimo turno. Potevo già usare i robot giganti della morte, ma... Dai, pazienza.
penso mai al futuro. Ok. Oh, Argo qui aveva un balestiere che cacciamo e teniamo la mitragliatrice. Buono. E si procede. Come prima, più di prima. Buono. La cima è sbloccata quando il diplomatico non basta più. Forse perché abbiamo conquistato una città nemica con un robo gigante della morte, immagino. Penso sia questo il motivo dell'achievement. Non ce l'avevo, quindi potete capire, io sono una persona molto brava, molto pacifica. Spostiamo il robo gigante dentro la città. Avanti. Tanto Olimpia ne costruisce un altro. E anche Argo. Anche Oslo. Ah, guardate che torna a casa Lessi. Interessante. Ok, siamo in guerra anche contro la Cina adesso. Ok, ce la stiamo facendo sotto, vero? Intanto abbiamo riempito Pingala. Qui ci facciamo le promozioni. Può curarsi dopo aver colpito. Molto bene. Molto bene. Cura. Bombardiere jet, questo è integro e non ha promozioni. Abbiamo bisogno però di vedere Vasteras. No, ha la promozione. Non mi serviva vedere Vasteras. Pazienza. Attenzione, Bulavaio. Lo spazioporto al momento non è utilizzato, quindi noi proviamo a disattivarlo lo stesso e adesso ci facciamo l'ultimo turno, ragazzi. Boom. Che bello vedere i robo giganti della morte così. È una cosa bellissima. È una cosa bellissima di questi robot giganti della morte. Il mondo epoca entra nell'epoca futura, entriamo in un'epoca normale. Quindi non penso che potrò neanche sfruttare nessun bonus. Vediamola. Penso di non esserci mai arrivato nell'epoca futura. La recluta partigiani è andata. Top. Fatemi vedere la recluta partigiani ad Olundi, dov'è? Dove sono? Valvoli costruttori. Ah, eccoli qua. Ah, sono unità corazzate che adesso iniziano a gironzolare per dare fastidio. Ho capito. Dedizione. No, si può scegliere una dedizione? Robo giganti della morte, direi. Prima di attaccare la città con il robot, provo a bombardarla un po' perché mi dia vittoria schiacciante anche senza i bombardamenti, ma forse riesco addirittura a conquistarla con i bombardamenti. Sì, con i bombardamenti. Ne ho solo tre? D'accordo, allora attacchiamo. Sì, la conquistiamo. Impressionante. Impressionante davvero. A questo punto tu salti qui. E noi ci diamo appuntamento alla prossima.